Inizia con una sconfitta il 2019 della Folgore Caratese, che perde 1-0 in casa della Milano City, prima gara del girone di ritorno. Mister Ezio Rossi sceglie il modulo 3-4-1-2, Mister Longo il 4-3-3. Alla quarto minuto la Folgore Caratese si affaccia dalle parti di Frigione. La conclusione di Cico dai 20 metri non inquadra lo specchio della porta. All'ottavo minuto tiro potente di De Rosa in area di rigore e prodezza di Frigione che si supera con una bella parata. Mentre un minuto dopo sempre l'estremo difensore è attento su un gom. Al primo affondo però passa il Milano City. È il minuto numero 16. Lattarulo smarca Tonani. L'attaccante controlla il pallone in area di rigore e in diagonale insacca le spalle di Rainero. È 1-0 per i padroni di casa. Al 26esimo minuto il Milano City sfiora il raddoppio. Lattarulo cerca di sorprendere Rainero con un tiro dalla distanza. La palla si alza sulla traversa. Alla 36esimo azione dubbia in area di rigore dei milanesi. Valotti tenta la conclusione e la traiettoria del pallone viene smorzata dalla mano di un difensore granata. L'arbitro valuta il tocco involontario e lascia proseguire. Alla 41esimo tiro cross di Tonani dalla destra e Rainero interviene in due tempi sulla riga di porta anticipando il tap-in di Lattarulo. Nella ripresa all'ottavo minuto conclusione dalla distanza di Burato. La palla non inquadra lo specchio della porta. All'11esimo fuga, palla al piede di Ngom sulla fascia destra, cross in area di rigore per Valotti che anticipa il diretto marcatore, ma il colpo di testa si spegne a lato della porta difesa da Frigione. Al 23esimo cross dalla sinistra di Gerevini, spizzata di testa di Gioè e parata del portiere granata. Al 27esimo disattenzione difensiva della Folgore Caratese che rimette in gioco Speziale, provvidenziale l'intervento di Rainero in anticipo sull'attaccante del Milano City. Al 30esimo padroni di casa vicini al raddoppio, punizione pennellata sotto l'incrocio dei pali calciata da Speziale e Rainero si rifugia in angolo. Al 46esimo in pieno recupero, occasione da rete per la Folgore Caratese con Gerevini che da dentro l'area di rigore calcia fuori dallo specchio della porta. Dopo 6 minuti di recupero l'arbitro sfira, decreta la fine della partita e la vittoria della Milano City per 1-0. Per la Folgore Caratese è la quinta sconfitta stagionale e nel prossimo turno c'è l'Unione Sanremo, seconda forza del campionato.